Don Guido ebbe anche un altro incontro significativo che può aggiungersi alle predizioni avute in seminario. Fu la visita di Teresa Neumann, che venne appositamente dalla Germania fino ad Olt per conoscerlo. Egli ne aveva già sentito parlare ed aveva anche acquistato un paio di libri che parlavano di lei. Ma quando ella si presentò alla porta della sua canonica a piedi, vestita con modestia e con un fazzoletto in testa, lì per lì non la riconobbe. Infatti, al suo saluto in tedesco, Don Guido le chiese, sempre in tedesco, chi fosse e come mai fosse arrivata fin lassù. Ella si presentò e soggiunse che desiderava conoscere l'uomo sul quale Dio aveva grandi progetti di misericordia. Certamente Teresa Neumann alludeva all'intera umanità. Don Guido invece pensò che la misericordia fosse rivolta a lui e sentendosi gran peccatore rispose: «Preferirei non provocare la sua giustizia». Ella sorrise e gli disse: «Quando il Signore le parlerà scriva tutto, proprio tutto. Il Signore le vuole molto bene». E dopo una breve pausa aggiunse: «Lei avrà molto da soffrire». Egli le offrì da mangiare. Teresa declinò l'invito, non volle nemmeno un uovo da bere. A quel tempo ella viveva unicamente d'Eucaristia, ma non lo disse. Gli chiese solo un posto per la notte. Don Guido, però, volendo obbedire al vescovo, che aveva emanato una circolare nella quale si ordinava di non ospitare nessuno nelle canoniche per la notte, specialmente donne, le disse che non poteva e la invitò a proseguire per altri 3 o 4 chilometri, dove il parroco di Fusine poteva ospitarla in una piccola foresteria distaccata dalla canonica. Ella vi andò e vi pernottò. Il mattino seguente accadde un fatto strano. Don Guido stava celebrando la Santa Messa. Poco prima della comunione, mentre diceva Agnus Dei qui tollis peccata mundi, la particola che teneva tra le dita improvvisamente scomparve. Lui e le donne della prima fila la cercarono ovunque, inutilmente. Tutti furono testimoni di quella sparizione e nessuno capì. L'indomani Don Guido incontrò il parroco di Fusine, presso cui era stata ospite Teresa Neumann, e gli chiese se era venuta da lui una donna. Egli rispose di sì ed aggiunse che non gli era piaciuta perché gli aveva fatto dei rimproveri. Disse anche che durante la messa le aveva chiesto se volesse fare la comunione ed ella gli aveva risposto che l'aveva già fatta. Il parroco di Fusine aggiunse di averla guardata commiserandola, poiché non si era mossa di lì. Don Guido però capì. Si dice che Teresa Neumann non sia mai riuscita dal Reich, che fosse venuta ad Olt in bilocazione. Don Guido non seppe dare una risposta a questo interrogativo. Don Guido curato a Casso, in provincia di Pordenone, ma nella diocesi di Belluno. Nel 1945 fu mandato curato a Casso, un paesino che si trova sopra la diga del Vajont, ai confini della provincia di Belluno con quella di Pordenone, cioè tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Si dice che al tempo della Repubblica Veneta, Casso sia stato uno dei luoghi di confino della Serenissima, un bagno penale, dove venivano mandati detenuti politici e comuni e gli ex galeotti dalmati che non potevano più essere impiegati come rematori sulle galere. Gente difficile dunque, di un paese povero, poverissimo, dove si allevavano i cinghiali al posto dei maiali, dove le case non erano intonacate, dove talvolta famiglie di 2 o 3 generazioni vivevano in un'unica stanza. In questo contesto Don Guido ebbe molto da lavorare e ovviamente gli fu opposta molta resistenza. La sua sincerità dal pulpito gli procurò non pochi nemici. Molti furono gli attentati alla sua vita, ma nessuno riuscì. Ne ricordo uno. In una notte piuttosto buia gli fu teso un tranello. Fu invitato ad uscire dalla canonica col falso pretesto di un'estrema unzione. Ignaro del pericolo che lo attendeva, si avviò passando per un vicolo stretto tra un muro alto e una casa. All'improvviso vide un'ombra scura e minacciosa sul muro. Fece un passo indietro e una figura alta, forte, pesante, balzò giù con un impeto tale che sbatté la testa con un botto sordo contro la casa. Fu
L'attentatore cadde svenuto e rimase in coma per alcuni giorni. Il destinatario dell'impatto doveva essere Don Guido. L'indomani la gente scrutava il curato incredula e sorpresa, chiedendosi quale stella mai lo avesse protetto, segno che era stata una piccola congiura. Durante la sua esistenza, Don Guido subì 23 attentati, in ognuno dei quali rischiò di perdere la vita. Da questo si può capire quanto grande fosse il progetto che Dio aveva su di lui e perché fosse tanto ostacolato dalle forze del male, ma si comprende anche quanto il Signore lo amasse per dargli tanta protezione. La parrocchia, per quanto turbolenta, era piccola, per cui a Don Guido restava molto tempo per studiare. Ricordando che le predizioni che gli erano state fatte riguardavano la Genesi biblica, risparmiava su ogni spesa, ma non sui libri. Cominciò ad acquistare testi e pubblicazioni che parlavano della comparsa dell'uomo sulla Terra e delle scoperte scientifiche riguardo all'evoluzione. Dedicava tutto il tempo libero alle sue ricerche per prepararsi a comprendere meglio le attese parole del Signore e alla preghiera. 1945, la visione della catastrofe del Vajont che avverrà nel 1963, 18 anni dopo questa visione, e nessuno gli ha creduto. Nel primo anno del suo ministero a Casso, egli ebbe un sogno profetico. Vide con 18 anni d'anticipo l'enorme frana staccarsi dal monte Toc, invadere il bacino del lago di Vajont e l'acqua tracimare con forza oltre la diga e incanalarsi spaventosamente per la stretta e ripida valle che porta a Longarone. Vide la massa d'acqua scendere precipitosamente a zigzag verso il paese e spazzare via case, strade, piazze, chiesa, municipio, cimitero. Quindi l'enorme distesa piatta e gialla di limo ricoprire ogni cosa appiattendo tutto. Vide i morti e quelli che stavano per morire mentre annaspavano disperatamente fra gli spasimi cercando di salvarsi. Ne riconobbe molti, fra i quali anche l'arciprete di Longarone, Monsignor Bortolo Larese, e il suo cappellano e parente Don Lorenzo Larese. Sconvolto, cercò di responsabilizzare i paesi interessati, inviando ai rispettivi sindaci e parroci lettere circostanziate. Descrisse perfino la linea di demarcazione tra le case che sarebbero state travolte e quelle che sarebbero rimaste illese. Ma a quell'epoca la diga e il lago del Vajont non c'erano ancora e non c'era nemmeno un progetto. Forse per questo non fu preso seriamente. Tutti ne risero, ma molti di costoro persero la vita 18 anni dopo. Incominciava così per Don Guido il calvario di essere considerato un personaggio strano, un visionario in senso negativo. Don Guido però non rivelò nelle sue lettere, nei suoi appunti, la descrizione di una scena che, nella medesima visione, precedeva la catastrofe e che mi raccontò a viva voce. Vide snodarsi lungo le vie di Longarone una processione formata da alcuni giovinastri che portavano infilati sui bastoni i genitali di bovini raccolti al macello comunale, intonando frasi blasfeme e irripetibili sull'aria delle litanie lauretane, Santa, ora pro nobis, con evidente atteggiamento di scherno. Dalla luce del tramonto che vide in quella scena, dedusse che l'episodio sarebbe avvenuto solo qualche ora prima della caduta della frana. Il fatto che il Signore abbia fatto vedere a Don Guido la catastrofe in stretta sequenza temporale con quella infelice e blasfema processione lo spinse a credere che fra i due eventi ci fosse un nesso. Questo può far capire a noi uomini come un nostro comportamento irrispettoso possa alienarci la protezione di Dio. Ma Dio non castiga, diceva Don Guido, solamente che Dio, quando viene respinto, si astiene dalla sua protezione nel rispetto della libertà che ha dato all'uomo. Don Guido infatti ripeteva: è improprio chiamarlo castigo di Dio perché Dio non è vendicativo. Non è Dio che manda i castighi, anche se questo è il termine che usa la Bibbia per far intendere che fra due fatti c'è un nesso di causa-effetto.
Il castigo ce lo diamo noi stessi perché è la naturale conseguenza dell'allontanamento dalla protezione di Dio. Purtroppo in questi casi vengono coinvolti degli innocenti, ma la colpa non è di Dio. Anzi, stiamone certi, Dio è vicino alle vittime innocenti e spiritualmente le sostiene. Dio ha a cuore la salvezza di tutti, quella eterna. Inoltre la parte più pesante della sofferenza, specialmente quella degli innocenti, la porta Lui stesso. Certo è che, se il Signore mal sopporta che lo si bestemmi, non permette che si insulti la Vergine Immacolata. Ovviamente il cedimento del Monte Toc era già in corso da mesi, forse da anni. È chiaro che non si può attribuire a Dio l'improvviso franamento, perché è un fatto naturale. Ma la cosa curiosa è che il bordo superiore della ferita sul Monte Toc, procurata dalla frana lunga più di un chilometro, era a forma di una gigantesca M maiuscola, quasi ad indicare che colei che aveva sorretto fino allora quel monte era stata la Vergine Santissima, e loro blasfemi andare in giro a offenderla con le litanie lauretane blasfeme. La protezione di Dio non evita le calamità naturali, ma può evitare che ad esse si assommino gli errori umani e in particolare che le persone arrivino alla conclusione della loro vita impreparate. Al tempo della sciagura del Vajont, avvenuta nella tarda sera del 9 ottobre del 1963, Don Guido da 10 anni era partito da Casso ed erano passati 18 anni dalla visione. Molti avevano dimenticato la sua profezia ed erano andati incontro alla morte. La celebrazione della Santa Messa con San Pio da Pietralcina. Partito da Casso nel lontano 1953, si ritirò a Farra per 2 anni accanto alla mamma anziana e malata, che nel frattempo era rimasta sola perché l'altro figlio, Giulio, si era sposato. Fu durante questo periodo che si recò a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio. Al suo arrivo provò dapprima una delusione. Il frate, che ormai da anni attirava in quel luogo numerosi pellegrini, lo fece attendere per 4 giorni prima di riceverlo. Quando ormai era deciso a rinunciare all'incontro e a ritornarsene a casa, fu avvicinato spontaneamente da Padre Pio, che lo invitò per l'indomani a celebrare insieme a lui la Santa Messa. Non fu una celebrazione come la conosciamo i giorni nostri, per cui i sacerdoti concelebrano sullo stesso altare, facendo corona al celebrante principale. Padre Pio invitò Don Guido a celebrare su di un altare laterale, seguendo però all'unisono gli stessi atti e le stesse preghiere. Durante la messa, che durò più di 2 ore, Padre Pio si rivolse più volte a Don Guido con tono robusto, dicendogli: «Vada più piano, vada più piano». Non era infatti nello stile di Don Guido avere lunghe pause, nonostante celebrasse sempre la Santa Messa con calma e grande devozione. Tornò a casa più sereno. I luoghi nei quali sono avvenute le rivelazioni. Dopo questi 2 anni di aspettativa, nel 1955 venne mandato come parroco a Chies dal Pago, un altro paesino della provincia di Belluno, in alto e all'estremo limite del bellissimo anfiteatro della Valle dal Pago, ai cui piedi, in riva al lago di Santa Croce, c'era Farra, e a Farra la casa paterna, dove abitava ancora la sua vecchia madre, sempre più anziana e malata, che morirà nel gennaio del 1970. Spesso nella bella stagione vi scendeva in bicicletta o in corriera. Mai ebbe un mezzo di trasporto proprio, né una perpetua. Ogni suo risparmio era per la chiesa e per i suoi libri di studio. Rimase parroco di Chies dal Pago per più di 20 anni, fino al 1976. Fu durante la sua permanenza a Chies dal Pago che Don Guido ebbe quasi tutte le rivelazioni, sia sotto forma di locuzioni interiori che di sogni profetici e di visioni in stato di veglia. Solo la rivelazione del peccato originale l'ebbe nella casa paterna a Farra dal Pago. Intanto andava nascendo in lui la convinzione di essere indegno agli occhi del Signore, dal momento che quanto gli era stato predetto in gioventù non si era ancora avverato. Ma i tempi del Signore non sono i nostri. Ed ecco che all'improvviso, quando le innumerevoli mortificazioni avevano temprato il suo animo e la sua fede, il Signore arrivò al suo appuntamento.
Tutte le otto rivelazioni avvennero fra il 1968 e il 1974. Per tutta la vita, prima delle rivelazioni, egli si era tormentato nel tentativo di risolvere razionalmente i quesiti esistenziali dell'uomo, come la presenza del dolore, che la Bibbia considerava una colpa ereditata dal peccato originale. «Ma com'è possibile ereditare una colpa?» si chiedeva Don Guido. «Si possono ereditare solo le conseguenze di una colpa. Ma quale poteva essere questa colpa per lasciare delle conseguenze anche fisiche sull'uomo?» Egli sentiva che c'era, al di là di questi interrogativi, un vuoto di conoscenza. Perché se Dio è giustizia, oltre che misericordia infinita, il principio dell'eredità della colpa è inaccettabile. Si diceva convinto che quando l'uomo non capisce l'operato del Signore è perché non conosce completamente i fatti che la provvidenza, per carità, ha celato nel mistero. Don Guido, nella sua totale fiducia in Dio, mai aveva dubitato della sua misericordia e neppure della sua parola depositata nella Bibbia, e soleva ripetere le parole di Isaia 55:10-11: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrorato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla bocca di Dio, non tornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata». Con Don Guido si apre un periodo nuovo nel rapporto di Dio con l'umanità, nel quale Dio vuole essere anzitutto conosciuto per essere amato, in modo consapevole, non solo col cuore, ma anche con l'adesione completa della mente. Il Signore rassicura Don Guido, preoccupato di non sapere essere un testimone fedele. «Ti aiuterò a ricordare e a capire». Ciò significa che l'azione dello Spirito Santo non si è esaurita col primo tentativo di Don Guido di mettere per iscritto quanto ha appreso. Non era una semplice trascrizione che Dio voleva, ma uno sforzo a ragionare e a ricollegare con la logica quanto egli stava imparando sotto la sua paterna e continua guida. Infatti certe comprensioni sono avvenute per gradi e alcune solo quando il Signore gli ha fatto rivivere questo o quell'episodio, la prima volta incompreso, commentandolo. Don Guido fece una prima e una seconda relazione al suo vescovo, ma senza alcun esito. Fra il 1976 e il 77 Don Guido viene mandato per diversi mesi a Pieve di Cadore. È un periodo grigio, perché nessuno dei suoi confratelli, neanche l'arciprete di Pieve, è disposto ad ascoltarlo. L'intento era quello di isolarlo. Nel 1977 viene inviato parroco a Vinigo, un paese della valle del Boite che scende da Cortina, situato su una balsa lungo le pendici di un'ampia conca verde. È la sua fortuna, una premura della provvidenza. Questo villaggio di poche anime non richiede un grande lavoro, per cui gli rimane molto tempo per la preghiera e per gli studi. La canonica è una grande e solida casa, ben esposta al sole, che domina dall'alto un panorama splendido. Questo è il momento più importante delle sue riflessioni. Può finalmente dedicarsi al riordino dei suoi scritti e alla stesura definitiva del suo manoscritto. I profondi concetti vengono maturati sotto la guida costante della sapienza. È un decennio relativamente sereno e grandemente fruttuoso.